e purtroppo devo mostrarvi anche il punto turistico di attrazione per eccellenza di Wall Street, interamente coperto da tralicci, o quasi. Questa che si trova al 26, all'angolo con la Nassau Street, solitamente ha delle scale antistanti sempre piene di turisti che fanno le foto, è la Federal Hall National Memorial. Il nome deriva dal fatto che precedentemente esisteva qui un edificio che è stato il secondo municipio della storia della città, quello utilizzato durante il periodo coloniale britannico. Una volta finita la guerra rivoluzionaria, New York City per qualche anno divenne capitale degli Stati Uniti d'America. Quindi proprio all'interno di questo edificio nel 1789 venne redatta la famosa Bill of Rights, ovvero la Costituzione americana, e venne proclamato primo presidente degli Stati Uniti d'America George Washington, che giurò proprio affacciato al balcone dell'edificio preesistente prima che venisse costruito questo attuale. E sempre opera dello scultore Ward c'è la statua di George Washington. E come abbiamo detto, qui venne eletto come primo presidente degli Stati Uniti d'America. Successivamente è stato realizzato questo edificio in stile Greek Revival, chiaramente riconoscibile dalle colonne neoclassiche presenti sulla facciata. All'interno è presente anche un piccolo spazio, un piccolo museo, dove sono presenti proprio fotografie del City Hall del periodo britannico. È uno spazio dedicato anche al processo Zenger, un processo intentato contro un giornalista che aveva osato parlare male del governatore e riuscì a vincere, difeso dall'importante avvocato Andrew Hamilton, e sancì un primo passo importantissimo verso la libertà di stampa.